Io mi chiamo Sonia Malizia e sono una ragazza dell'alberghiero di Assisi. Il nostro progetto è partito, diciamo, da due problemi principali che abbiamo riscontrato all'interno della nostra società, che sono la mancanza di integrazione e un problema ambientale, che è quello dell'uso della plastica. Per quanto riguarda il problema della mancanza di integrazione, siamo partiti da qua e abbiamo realizzato il nostro progetto, e questo progetto consiste in uno street food dove abbiamo proposto piatti di diverse culture rielaborati con prodotti del nostro territorio a chilometro zero, a filiera corta. E per quanto riguarda invece il problema ambientale, abbiamo, diciamo, diminuito la plastica con prodotti compostabili, e in particolare anche i nostri lunch box, dove poi abbiamo servito il giorno dell'evento questi nostri panini. Michela Pepparoni, docente di economia aziendale all'Istituto Omnicomprensivo Salvatore Alli Moneta di Marciano. Abbiamo iniziato l'anno scorso con questo progetto di impresa in azione, e i ragazzi hanno creato un'impresa simulata e hanno creato un prodotto. Abbiamo veramente raggiunto dei grandi risultati, perché siamo arrivati attraverso questo progetto tra le prime 5 scuole finaliste del premio Impresa 4.0 conferito da ABB. E poi successivamente siamo state selezionate tra le poche scuole a partecipare al Merker Fair di Roma nel mese di ottobre di quest'anno. Un grande progetto, molto lungo, molto impegnativo, ma che ha dato ai ragazzi grandi soddisfazioni. Io, come dico sempre, sono partiti da bruchi e sono diventati delle vere e proprie farfalle. Allora, mi chiamo Noelia Moreno, frequento la classe 4C dell'Istituto Omnicomprensivo Salvatore Alli Moneta, e all'interno di questo progetto io ero l'amministratore delegato. Come tale ho avuto l'opportunità di rappresentare in una maggior parte la mia classe e il nostro progetto. È stata un'iniziativa che mi ha aiutato a crescere come persona, ha aiutato a crescere le tre classi che vi hanno partecipato. Ho visto come tutti insieme abbiamo creato un nuovo team, un nuovo lavoro, che collaborano tutti insieme fornendo le loro proprie abilità. Sono molto felice dei risultati che abbiamo raggiunti, tant'è che oggi appunto siamo qui per vedere se abbiamo vinto. E spero di rifare questo lavoro in futuro, perché mi ha aiutato a crescere tanto. Buongiorno, sono Tomassini Cristina, sono il referente dell'alternanza scuola-lavoro del professionale, tecnico e del liceo del Salvatore Alli Moneta di Marciano. In questo concorso abbiamo presentato due progetti, uno del liceo e uno del professionale tecnico. Quello del liceo riguardava un percorso svolto a Malta dei ragazzi. Erano dei fondi europei PON che gli hanno permesso di effettuare un'attività di lavorativa nelle aziende del territorio. Mentre quella del professionale, hanno sviluppato un progetto che riguardava la realizzazione di video, di piccoli display da posizionare sulle porte oppure come cavalieri durante le conferenze. Entrambi i progetti ci hanno dato molta soddisfazione, più che altro perché gli studenti si sono impegnati moltissimo nella realizzazione del progetto. Hanno potuto fare delle esperienze personali molto importanti, perché si sono cimentati nelle attività aziendali, inserendosi nelle aziende, e anche il lavoro svolto con le imprese a fianco dei tutor è stato molto proficuo, perché hanno potuto vivere l'azienda entrando dentro e capire come sono le dinamiche delle aziende, e questo a scuola non è possibile farlo, se non appunto sfruttando questo tipo di percorsi e questo tipo di attività. Sono Alessia Montanucci, insegno presso l'Istituto Omnicomprensivo Salvatore Alli Moneta e sono stata la tutor scolastica di questo gruppo di ragazzi del liceo scientifico, che hanno passato 3 settimane nel mese di giugno nell'isola di Malta. I ragazzi hanno svolto delle attività di tirocinio presso diverse realtà maltesi, a partire dal commercio, dalla cultura, appunto ai musei e vari altri appunto progetti. Devo dire che il progetto è stato significativo per i ragazzi, non solo perché hanno avuto modo di praticare la lingua straniera, ma anche perché si sono cimentati in questa che è stata una grande avventura per loro, un'esperienza di vita significativa che li ha proiettati per la prima volta verso appunto una dimensione europea e internazionale. E quindi io ringrazio innanzitutto la professoressa Anna Pistoletti, che farà un intervento di presentazione, che rappresenta qui l'ufficio scolastico regionale ed in particolare tutto il settore che riguarda l'orientamento,
Umbria, quindi tutte le aziende che, sono in, che hanno come core business l'informatica, la digitalizzazione, che ci rappresenterà un po' quali sono l'attiva di impresa Industria 4.0. E poi ci sarà Roberto Galatioto, che è un imprenditore, un membro del Comitato Giovani Imprenditori, che presenterà una testimonianza del Presidente della Camera di Commercio di Perugia. Sicuramente, anzi direi pochissimo, perché uno dei problemi più grossi è conoscere che cosa fa la Camera di Commercio. Quindi io la preghiera che farei anche agli insegnanti, veramente, se si potesse trovare un modo, quindi voglio dire, se no potrebbe essere anche non so, che comunque adesso al di là delle battute, vi chiedo scusa per il ritardo, ma c'avevo un'altra riunione, c'è un altro consiglio di amministrazione. Sull'alternanza, noi abbiamo cominciato con l'alternanza scuola-lavoro come Camera di Commercio, ben prima che venisse fuori la legge. E questo per i binari che corrono paralleli ma non riescono mai ad unirsi, mentre è fondamentale naturalmente che ci sia questo fatto. Come dicevo, ringrazio veramente gli insegnanti e i presidi che sono sempre disponibili, non tutti, ma diciamo c'è una grande maggioranza di insegnanti e di presidi che sono disponibilissimi al mondo delle imprese e a quello che sarà il vostro futuro. Allora, per arrivare a dei risultati, e per completare chiaramente questo percorso, che noi abbiamo visto sistematicamente, ma è un problema dell'Italia, un invecchiamento della popolazione, ma un invecchiamento anche della forza lavoro. E perché? Voi capite che la formazione allo Stato costa, quindi noi spendiamo i soldi per mandare le nostre forze, quindi questo è un problema comunque che si dibatte ormai da molti anni. Allora, se vogliamo che ci sia veramente la scintilla, che scoppi la scintilla, che i due binari prendetele e seguite i vostri insegnanti e prendetele con estrema serietà, perché si possono creare delle opportunità impensabili. Buon lavoro, in bocca al lupo a tutti voi. Se la dottoressa Pistoletti ci raggiunge, perfetto. Presidente Mingaroni e tutti. Tutte le persone che hanno lavorato per realizzare questa bella iniziativa. Ringrazio tutte le scuole che sono questa mattina qui a testimoniare un progetto importantissimo quale è l'alternanza. Naturalmente ringrazio i ragazzi che poi vedremo protagonisti, il curriculum di tutte le scuole secondarie di secondo grado dal terzo anno in poi. Naturalmente sono state definite un numero di ore. Serve solo nelle aziende informatiche. Il digitale serve nella manifattura, il digitale serve nei servizi sociali, il digitale serve, è servito anche in politica, insomma, tanto per dire. E tutto produce dati. Voi e giovani che vi hanno preceduto, quanto questo progetto sia stato recepito in modo positivo? Come magari la dedizione, il tempo che avete dedicato, aggiuntivo a volte rispetto al periodo passato, al periodo lavoro, che vedi i ragazzi delle tre classi impegnati nella creazione e progettazione di un'impresa. Buongiorno, dopo l'indagine di mercato la Newtech GA ha inventato due monitor, un monitor da muro e un monitor corso digital marketing, che ci ha permesso di conoscere tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione per promuovere l'attività artigianale. Sono state perché crediamo che anche si inizia proprio da giovani a sensibilizzare le persone su questo tema. Adesso siamo così giunti alla conclusione di produrre noi stessi un cucchiaino commestibile ma anche ecosostenibile, realizzato con il pastigliaggio che è sociale di 900 euro diviso in azioni. E quindi abbiamo venduto questi menù nel giorno. Allora consegniamo gli attestati, questi qui vanno uno a testa. Quindi poi ve li prendete una testa perché sennò ci mettiamo. Quindi devo leggere la motivazione mentre fate le foto. Allora, questo?
valutare e vedere così tanti bei progetti. Quindi chi non è arrivato tra i primi tre sappia comunque che ha fatto